Marie Curie è la scienziata per antonomasia. Quando qualche giorno fa vi ho chiesto su Instagram con un sondaggio di chi vi sarebbe piaciuto che parlassi, Marie Curie ha stravinto, nonostante si trovasse contro degli scienziati di assoluto rispetto. C'era Boyle, c'era Rutherford, con cui tra l'altro ebbe a che fare anche in vita, c'era Pitagora, eppure ha stravinto Marie Curie. E Marie Curie sia. Questo video è offerto da RBA e dalla collana Grandi Idee della Scienza, che potete trovare in edicola. Rimanete fino alla fine del video per scoprirne di più. Oh, buongiorno, buongiorno. Oggi parliamo di Marie Curie e sarò molto sincero, non avevo la più pallida idea di come approcciare questo video, perché Marie Curie è una figura di cui si è parlato moltissimo e molto bene. A buona ragione, per carità, basti pensare che la famiglia Curie conta nel suo medagliere ben sei premi Nobel, è normale che se ne sia parlato tanto, i contributi che ha portato alla scienza sono stati importantissimi, però si tratta insomma di una figura un po' inflazionata, è un po' come parlare di Einstein o di Newton, di questi scienziati famosissimi, o Galileo, di cui è difficile parlare perché è difficile portare qualcosa di nuovo alla discussione e non penso riuscirò a farlo con questo video. Però diciamo che mi piacerebbe soffermarmi sulla prima parte della vita di Marie Curie, prima che diventasse la scienziata che tutti conosciamo. Diciamo, mi piacerebbe soffermarmi non tanto sulla vita di Marie Curie quanto sulla vita di Maria Salomea Sklodowska, come si chiamava prima di trasferirsi a Parigi e prima del matrimonio con Pierre. Diciamo che in questo video parleremo di Marie Curie prima che diventasse Madame Curie. Novembre 1867, ci troviamo in Polonia, che in questo periodo era divisa tra tre grandi potenze, c'era l'Austria, la Prussia e la Russia, e a Varsavia, dove nasce Maria, controllavano, governavano i russi. Questa cosa ebbe un grande impatto sulla vita di Maria, perché nasceva in una famiglia fortemente e orgogliosamente polacca, lei era la quinta di cinque fratelli, e questo forte nazionalismo che si respirava in famiglia costò a suo padre il posto di direttore dell'istituto scolastico dove insegnava. Per mantenere la famiglia, il padre di Maria dovette iniziare ad ospitare gente a casa, fornendo vitto, alloggio e istruzione. E la cosa interessante è che Maria e sua sorella Elena dormivano in sala da pranzo su dei divani e alla mattina dovevano svegliarsi all'alba per mettere a posto, rassettare, prima che arrivassero gli ospiti per fare colazione. A questa situazione non rosea si aggiunsero due lutti. Prima la morte di Zofia o Zofia, che era la sorella di Maria morta di tifo, e l'anno dopo, quando Maria aveva soli 10 anni, la morte della madre, che si era ammalata di tubercolosi già poco dopo la nascita di Maria e che per non contagiare la figlia, per tutta la sua vita, fino appunto ai 10 anni, non l'abbracciò mai. Capite che ci vuole un'enorme forza d'animo per riuscire a superare dei momenti del genere. Nonostante tutto, Maria finì le scuole superiori con il massimo dei voti, con la menzione d'onore, ed erano delle scuole, quelle in Polonia in questo periodo, un po' particolari perché la dominazione russa aveva impedito che si potesse parlare il polacco, aveva vietato lo studio della storia e della letteratura polacche e chiunque non rispettasse queste regole rischiava addirittura l'esilio in Siberia. I bambini erano oggetto di sospetti e spionaggio. Sapevano che una sola conversazione in polacco o un commento imprudente avrebbero danneggiato gravemente non solo loro, ma anche le loro famiglie. Tale era l'ostilità che perdevano la gioia di vivere e l'inquietudine e l'indignazione si impossessavano prematuramente della loro infanzia. La dominazione russa in Polonia comportava un altro problema,
ovvero in tutte le università dell'impero russo, era vietato l'accesso alle donne. E quindi Maria, che voleva parecchio iscriversi all'università, non poteva farlo in Polonia. La soluzione sarebbe potuta essere quella di andare a studiare all'estero, però andare a studiare all'estero costava parecchio e le condizioni finanziarie della famiglia di Maria non lo permettevano. Anche Bronia, che era una delle sorelle di Maria, voleva andare all'università a studiare e le due quindi fecero un accordo. Maria sarebbe stata a casa e avrebbe pagato gli studi a Bronia di medicina alla Sorbona di Parigi e una volta che Bronia si fosse laureata si sarebbero invertite, no? Avrebbe lei pagato gli studi a Maria. E così fecero, solo che comunque prima che Maria potesse iscriversi all'università passarono 7 anni. Nel frattempo Maria lavorava e lavorava come istitutrice e nel frattempo continuava comunque a studiare in quella che veniva chiamata l'università volante, che era un'università clandestina a cui partecipavano principalmente le donne, proprio perché gli era impedito il percorso tradizionale di studi. E la cosa interessante è che le lezioni cambiavano ogni giorno il posto proprio per non essere scoperti. Oltre a lavorare e studiare, Maria è riuscita anche a mettere un po' le mani in pasta, a fare un po' di lavoro in laboratorio grazie a un cugino materno, Józef Boguski, che era il direttore del Museo dell'Industria e dell'Agricoltura, che quindi gli ha messo a disposizione un laboratorio dove fare esperimenti. Era vietato anche fare esperimenti scientifici in Polonia a quei tempi. E la cosa interessante è che questo cugino aveva studiato a San Pietroburgo ed era stato l'assistente di Dmitri Mendeleev, che è il creatore della tavola periodica, che l'ha creata nel 1869, no? Quest'anno stiamo festeggiando i 150 anni della tavola periodica e quindi questo cugino è riuscito a trasmettere delle competenze chimiche non indifferenti a Maria nel frattempo. Marie Curie fu la prima donna a vincere un premio Nobel, lo vinse nel 1903 assieme a suo marito Pierre e ad Antoine Becquerel per le ricerche sulla radioattività e poi fu il primo scienziato in assoluto a vincere 2 premi Nobel. Il secondo lo ricevette nel 1911 per la scoperta del radio e del polonio, polonio che nominò proprio in onore della sua terra natale, la Polonia. Siamo a novembre del 1891 e Maria finalmente a 24 anni si trasferisce a Parigi. Fa il viaggio da Varsavia a Parigi sulla classe più economica che era riuscita a trovare. Pensate che il vagone non aveva neanche i posti a sedere, si dovette portare una sedia da casa per affrontare i 4 giorni di viaggio. La prima cosa che fece arrivata a Parigi fu iscriversi all'Università della Sorbona e vi si iscrisse con un nome francesizzato, quindi non più Maria Salomea Sklodowska, ma Marie Sklodowska. E tra l'altro era solo una delle 23 iscritte alle facoltà scientifiche di 1825 iscritte all'Università della Sorbona. A quei tempi, per quanto fosse possibile per le donne a Parigi iscriversi all'università, erano molto poche, quelle che lo frequentavano non le frequentavano in maniera particolarmente assidua. Infatti nel 1893, quando Marie si laureò in fisica, in quell'anno si laureò in tutta l'università solo un'altra ragazza. La situazione delle donne nella scienza, sebbene sia notevolmente migliorata rispetto ai tempi di Marie Curie, diciamo che non è ancora florea. Se vediamo i dati che sono stati pubblicati dall'Istituto di Statistica dell'UNESCO, vediamo che nel mondo le donne impiegate nel settore della ricerca e sviluppo sono ancora un 28,8%. La situazione migliora leggermente se andiamo a vedere i dati dell'Europa occidentale e del Nord America, dove questa percentuale aumenta al 32,3%, e in Italia siamo ancora messi un filino meglio con questa percentuale che sale fino al 36%, per cui sì, sicuramente
un miglioramento c'è stato, ma ci sono ancora dei passi da fare in questo ambito. A Parigi, mentre studiava, le risorse di Marie erano veramente molto limitate, andava avanti a pane, burro e tè, arrivava addirittura al punto di essere talmente priva di forze che dovettero chiamare sua sorella e dovette andare a vivere da sua sorella per un certo periodo, proprio perché a casa sua, con pochi fondi, non poteva permettersi il carbone per riscaldarsi, diciamo che faceva una vita a dir poco spartana. Ciò nonostante riuscì a laurearsi in fisica, fu la prima del suo corso, questo le permise di ottenere una borsa di studio, che sfruttò per iscriversi e laurearsi anche in matematica. In matematica si laureò nel 1894. Laureatasi in matematica, ottenne un'altra borsa di studio, questa volta per studiare le proprietà magnetiche dei metalli, e lo fece sotto il professor Lippmann, che però non aveva un laboratorio particolarmente fornito per questo tipo di studi e anche lui non era particolarmente competente per quanto riguarda il magnetismo. E qui le venne in soccorso una conoscenza. In Polonia aveva conosciuto quella che poi sarebbe diventata la moglie di Józef Kowalski, che era un professore di fisica a Friburgo, che proprio in quel periodo si trovava a Parigi per la luna di miele e riuscì a combinare l'incontro tra Marie e quello che ai tempi era il più esperto di magnetismo non solo della Francia, ma dell'intero continente. Il suo nome era Pierre Curie. Oh, e mi verrebbe da dire che il resto è storia. Io sono davvero molto contento di avervi potuto portare questo video, perché era da un po' che avevo per la testa di fare ancora qualche video biografico sulla vita degli scienziati. È sempre stata una meravigliosa occasione questa collaborazione con RBA. Questo è il libro su Marie Curie, su cui ho preparato buona parte dello script, su cui, se volete, potete trovare il resto della vita, no? La vita da scienziate, tutte le scoperte che ha fatto, mentre invece in questo momento in edicola trovate questo qui, che è il libro su Stephen Hawking, lo trovate a 1,99€. Nel caso vi lascio in descrizione il link per indagare meglio a fondo come è strutturata la collana, e nel caso per abbonarvi. Questo è nuovo, nel senso che io la collana l'avevo già fatta un paio d'anni fa, ogni tanto la ripropongono perché va molto bene, e questo qui è un'aggiunta recente, infatti questo me lo sono fatto inviare. Gli altri libri che avete visto sono tutti miei, e quindi sono stato molto contento di accettare, perché è una cosa che mi era piaciuta ai tempi e continua a piacermi, e sono contento che questa sia la prima vera collaborazione hashtag AD di questo canale, perché viene mostrato, secondo me, molto, è un bel modo, secondo me, di far divulgazione, quello che ha un approccio biografico sugli scienziati. Già la storia della scienza a me piace tantissimo, e il mostrare gli scienziati per le persone che sono e non come degli semidei idealizzati, ma come delle persone, secondo me è affascinante. E poi spesso, appunto, molti hanno avuto una vita complessa, oserei dire disastrosa in alcuni casi, ed è interessante vedere come si siano sollevati e poi abbiano fatto alcune scoperte. Altri invece non si sono sollevati, alcuni si sono suicidati, penso a Boltzmann. Spero di non aver spoilerato, ma Boltzmann è vissuto un po' di tempo fa e quindi non lo considererei uno spoiler. Quindi sono contento di questa collaborazione. Nel caso, appunto, link in descrizione, trovate in edicola, trovate un sacco di scienziati interessanti, Galileo, Newton, Heisenberg e il principio di indeterminazione, trovate Schrödinger, la meccanica quantistica, trovate Marie Curie, Hawking, insomma, ce n'è per tutti i gusti, è parecchio numerosa, per cui non potete non trovare lo scienziato che vi piace. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. La vita di Marie Curie la trovo estremamente affascinante e spero di aver potuto aggiungere anche solo una briciola all'enormità di informazioni che si possono trovare su questa scienziata e all'enormità di approcci che si sono intrapresi per parlarne. Vi ripeto, nel caso trovate tutti i link per questa collana di calibro internazionale in descrizione, e ricordatevi che se avete un problema, i chimici hanno tutte le soluzioni.